Stasera non posso. Questo cliente è un uomo molto potente. Ti stavo aspettando. Ho sentito dire che lei è un uomo famoso. Abbas Kiarostami e il suo qualcuno da mare nelle sale italiane dal 24 aprile. Il regista iraniano, nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Roma alla Casa del Cinema, si intrattiene con fotografi e giornalisti, concedendo la sua immagine e rispondendo alle loro domande. È abbastanza stufo di farsi riprendere e fotografare. Vedete dall'impazienza delle mani. Mi veniva in mente di chiedere al nostro ospite qual è il suo rapporto con il cinema giapponese, rapporto come spettatore, come cineasta, perché ho la sensazione, del tutto forse infondata, che questo sia un film perfettamente iraniano, nippo-iraniano. Hanno criticato anche i giapponesi in maniera, e hanno anche contribuito a criticare anche i giapponesi iraniani. Rispondo all'ultima parte della domanda. Fino a stamattina anch'io credevo che il film fosse iraniano-giapponese, un connubio tra questi due, ma stamattina vedendo il film mi sono reso conto che il film è giapponese-iraniano e italiano. Ho visto anche il traduttore di un piccolo da Giappone, che è il film e un blues dal Gustavo Borghi, che è il giornalista di Amarva. Io posso che dire che si deve andare a montare già Vorrei rispondere alla domanda perché ho fatto questo film in Giappone, perché ho scelto il Giappone. Ho risposto diverse volte a questa domanda, ma stamattina facendo un'intervista mi è venuta in mente una risposta che mi chiedevo. Kiarostami, il percorso del film da Cannes ad ora? Io da me sta arrivando, mi sono ritardo. Non ricordo esattamente, ma credo che circa 20 paesi hanno portato sugli schermi o stanno portando sugli schermi questo film. È piaciuto il suo lavoro in Giappone? Le notizie arrivano e possono essere anche smentite. Posso dire che in Giappone ci sono state due reazioni completamente opposte. Ci sono state quelle che hanno amato fortemente il film e quelle che non hanno assolutamente accettato. Perciò posso dire che adesso in Giappone gran parte dei cineasti riproducono il cinema americano e non amano il loro cinema tradizionale. In Stati Uniti il film ha avuto un grandissimo successo e la critica ha accettato molto bene questo film e ha avuto una grande, importante vendita. Sembra che il Giappone oppure l'Europa abbiano più interesse per il cinema hollywoodiano, mentre gli americani stessi si sono un pochino distaccati dal cinema hollywoodiano e si stanno interessando al cinema d'autore o al cinema europeo. Qualcuno da mare è stato girato in giapponese? Sì, il film è stato girato in giapponese, tutti gli attori, tutti dietro le scene, tutti i collaboratori, tutta l'equipe erano giapponesi e io ero soltanto l'ospite, regista ospite. Cosa conosce del cinema italiano? La
lasciatemi non elencare i registi italiani che amo, perché potrei omettere qualche nome e mi sentirei in imbarazzo, perché l'impronta del mio cinema parte dal mio realismo italiano. Direi che conosco da molti anni l'Italia e direi che conosco l'Italia tramite il suo cinema, che le passeggiate nelle varie città. Quindi sono se tu mi dire da quando un giorno vado a fare un Ho un senso di familiarità quando sono in Italia, mi è molto familiare tutto e credo che questo non sia solo per me, ma per gran parte degli iraniani. Gli iraniani amano l'Italia e si trovano molto bene in Italia. Voi non ci crederete, però tutta la mia adolescenza, la mia giovinezza passava da un cinema all'altro a vedere i film italiani. Per me e i miei compagni, per la mia generazione, al di fuori dell'Iran c'era solo l'Italia, perché vedevamo l'Italia sullo schermo. Come sono i suoi rapporti con l'Iran, che proibisce la visione di Qualcuno d'amare? Non vorrei entrare nei dettagli, perché ho risposto molte volte a questa questione, questa domanda, questo quesito. È difficile poter dire che rapporto c'è tra me e il governo iraniano. Dovrei dire che non ci capiamo, non c'è un rapporto diretto tra me e il governo del mio paese. Ci sono delle difficoltà e direi che in un certo senso accettiamo questa difficoltà. Ne abbiamo parlato diverse volte di queste difficoltà. Il mio film non ha nulla da essere fuori legge o essere censurato, però non c'è questa reciprocità, non c'è questa comprensione. Dal 2002 lei è come affascinato dall'abitacolo delle automobili per raccontare le sue storie. Perché? Direi che l'abitacolo di un'automobile è simile a qualsiasi altro luogo, è una scelta personale di una location. Perciò si potrebbe scegliere la macchina come si può scegliere qualsiasi altro ambiente. A me sembra che si debba chiedere un permesso per poter girare una scena all'interno di un abitacolo, ma dal mio punto di vista non c'è nessuna differenza tra l'abitacolo di una macchina, una camera da letto, un ufficio. Like so.